Amadeus, visibilmente commosso, ricorda Franco Gatti, il baffo dei ricchi e poveri, scomparso a Genova, a 80 anni. La reunion del quartetto era avvenuta grazie all'evento del 70° Sanremo. Era il 2020 e Amadeus aveva apprezzato l'operato del manager Danilo Mancuso, che era riuscito a rimettere insieme il gruppo e riportarlo sul palco del festival. Ecco le parole di Amadeus. Mi piace ricordarlo proprio sul palco dell'Ariston. Ho rivisto nei suoi occhi la gioia di una persona molto attaccata alla storia dei ricchi e poveri, sempre sorridente, ironico e simpatico. Sono addolorato per la morte di Franco Gatti. Ho avuto il piacere e la fortuna di incontrarlo tante volte nel corso degli anni. Appartiene, con i ricchi e poveri, alla storia della musica italiana. Ha sofferto tanto per la morte del figlio Alessio, avvenuta nel 2013. È stato un dramma, un qualcosa che nessun genitore dovrebbe subire. Da allora ha deciso di non calcare più i palchi con i suoi compagni. Personalmente l'ho rivisto a Ballata per Genova, nel 2019, e al Festival di Sanremo del 2020. E credo che siano stati tra i momenti più belli degli ultimi 10 anni della sua vita. Il mio pensiero va innanzitutto alla sua famiglia, alla moglie Stefania e alla figlia Federica. Ma anche ai ricchi e poveri e a tutte le persone che hanno lavorato con lui. Un grande abbraccio, caro Franco. E noi ci aggiungiamo al ricordo di Amadeus per ricordare un uomo che ha fatto la storia della musica italiana. Buon viaggio, Franco. Dovunque tu sia. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.